Oggi una giornata particolare, ovviamente il Tribunale dei diritti per il malato l'ha voluto così ricordare come. Noi l'abbiamo voluto ricordare con due banchetti, perché due banchette che abbiamo installato, uno al banchetti informativi, uno all'ospedale e uno al poliambulatorio di Casa Santa. E ci è servito soprattutto per promuovere, propagandare quella che è la Carta dei diritti del malato, 14 diritti, spesso e volentieri poco conosciuti, ma che dovrebbero essere conosciuti da tutti perché ognuno possa farli valere soprattutto nelle sedi competenti, perché spesso e volentieri noi, il malato in un certo modo subisce quella che è la sua posizione di debolezza nei confronti dell'istituzione sanitaria, mentre dobbiamo cercare di reagire, perché il sistema sanitario si basa soprattutto sul finanziamento delle tasse nostre e quindi sarebbe giusto, è giusto, è corretto che i suoi diritti alla salute, nelle varie declinazioni che la Carta dei diritti del malato ci dà, vengono rispettate da parte delle istituzioni. Facciamo un esempio, il diritto alle liste d'attesa. Spesso e volentieri noi li subiamo tutte queste attese lunghe. Poco fa siamo andati al CUP per verificare la lunghezza delle liste d'attesa. La gente è molto insoddisfatta, molto scontenta, perché addirittura per certe prestazioni la lista è chiusa. Ma che significa lista è chiusa? Se il cittadino ha il diritto di essere curato, ha il diritto di essere assistito, non è possibile che una istituzione preposta all'erogazione di servizi chiuda le liste e quindi non si consente al cittadino. Quindi è importante che invece ognuno di noi conosca i suoi diritti e su questo punto il Tribunale per i diritti del malato che abbiamo istituito a Partinico deve servire primo per informare di quelli che sono i diritti del cittadino, informare delle modalità di fruizione di questo servizio. E poi terzo punto, tutelare il cittadino qualora questi diritti vengano disattesi oppure non vengano rispettati. Questo è quello che noi abbiamo voluto fare. Abbiamo avuto in questa attività l'apporto importantissimo da parte dei ragazzi di quattro classi del liceo Santi Savarino, con il quale liceo abbiamo sottoscritto un accordo per il progetto di alternanza scuola-lavoro. Cioè, quattro classi del liceo Savarino stanno facendo uno stage formativo presso di noi e presso la nostra associazione di volontariato per cercare di far capire loro l'importanza e far apprendere l'importanza del volontariato, l'importanza della tutela dei diritti e soprattutto l'importanza di elaborare tutta una forma di questionari che poi servono per capire un po' l'andamento dei servizi stessi, la famosa customer satisfaction che proviene direttamente, cioè il punto di vista proprio del malato. Questo è quello che stiamo facendo con loro e infatti loro oggi sono presenti con noi a festeggiare questa giornata importante per il Tribunale per i diritti del malato. Una sanità che non funziona, l'abbiamo toccata con le mani. Sì, appunto, noi quest'oggi abbiamo intervistato diverse persone che sono venute qui, diciamo, a svolgere la loro funzione, che dovevano, diciamo, fare i vari compiti che dovevano svolgere, e li abbiamo intervistati appunto per capire appunto la loro esperienza attraverso i servizi sanitari e capire se si sono trovati bene oppure no. E appunto oggi è la giornata dei diritti del malato e noi abbiamo consegnato appunto una carta appunto dei diritti del malato. Questo è un ulteriore incontro che abbiamo fatto dell'alternanza scuola-lavoro perché abbiamo lavorato anche a scuola attraverso diciamo, dei questionari che ci hanno fornito, appunto la cittadinanza che ci hanno fornito e abbiamo fatto compilare diciamo, ai nostri conoscenti per poi diciamo, tabularli nelle tabelle e diciamo, stabilire dei dati e capire appunto diciamo, le varie persone se si sono trovate bene oppure no, diciamo, nella loro esperienza in ospedale. Aggiungiamo. Sì, appunto oggi siamo venuti qua un po' per toccare con mano questa situazione e capire qual è il rapporto tra il cittadino e la sanità e ovviamente che cosa ne pensa. Non è stato facile intervistare la gente perché molti di loro andavano di fretta, si sa com'è, ma molti si sono fatti intervistare e hanno dato dei dati che comunque sono sempre molto importanti. Molte persone comunque sono rimaste soddisfatte, comunque sono soddisfatte del servizio sanitario che offre comunque la cittadina, molte altre invece si sono lamentate. Diciamo che le lamentele principali
quali riguardano le lunghe attese per le prenotazioni e sicuramente le visite, ma un'altra problematica principale sono l'esigua minoranza del personale rispetto alla tanta utenza che ha il paese.